Ciao a tutti, sono Debbie e oggi vorrei parlare di Sulla mia pelle, il nuovo film di Alessio Cremonini che copre il caso reale di Stefano Cucchi. Stefano Cucchi è un giovane romano arrestato per spaccio e detenzione di stupefacenti. Durante la settimana sotto la custodia delle forze dell'ordine, Stefano aveva cominciato a mostrare segni di evidente violenza fisica e grave malnutrizione, arrivando all'estremo di quel che può sopportare il corpo umano, innescando successivamente una battaglia legale portata avanti dalla famiglia per ormai quasi 10 anni, in quanto la realtà di quello che era veramente successo a Stefano è stata tutta molto oscurata, confusa. Il suo caso si è perso in labirinto di sentenze, verdetti, proteste, testimonianze. Trasportare sullo schermo una trama di questo genere è molto difficile per vari motivi. Innanzitutto per il fatto che la situazione in cui si trova il protagonista è chiara sin da subito agli spettatori e quindi c'era il rischio di non riuscire a mantenere l'interesse per tutta la durata del film. C'era il potenziale rischio che allo spettatore interessasse solo arrivare al momento critico, al vedere le cicatrici, il volto tumefatto, il dolore estremo del protagonista, senza interessarsi di tutte le dinamiche decisamente sconcertanti che avevano portato a quella circostanza. Ma la trama alla fine è stata sviluppata in modo molto dinamico, coinvolgente ed emozionante e non ha giocato su quella morbosa curiosità di arrivare al dunque. Abbiamo scoperto a fondo il protagonista, il quale è stato interpretato in maniera assolutamente fantastica da Alessandro Borghi, che ha trasportato sullo schermo tutta la paura di Cucchi, la sua sfiducia nei confronti di un sistema che lo ha tradito sin da subito, che gli ha negato i diritti umani basilari. Questa sfiducia ha poi portato una chiusura spaventata da parte di Stefano verso il sistema, con conseguenze che si vedono nel film. Perché non voglio entrare troppo nel dettaglio della trama, per non rovinare la visione a chi deve ancora vedere il film o non è a conoscenza di tutta la storia. Ma ci sono moltissime sfaccettature, la reazione della famiglia, dei medici, perché in fondo sono i personaggi a definire questo film. Le ambientazioni sono molto limitate, le quattro mura del carcere, il salotto dei genitori, sono i personaggi con la loro personalità e con quello che rivelano a costruire la trama. La sensazione di dolore viene poi resa a livello estetico nel film attraverso una scala di colori molto limitata. Blu, un viola molto cupo, il verde, il grigio. Le uniche fonti di colore caldo sono viste nelle scene nella casa dei genitori, il rifugio. La luce in casa loro, così come in quella della sorella, è calda, accogliente, mentre Stefano viene solo visto sotto le luci al neon o fievoli luci esterne. Anche il cibo gioca un ruolo fondamentale. Nella casa dei genitori e della sorella vediamo spesso situazioni ambientate in cucina, a cena, con cibo nutriente, mentre per il resto del film il cibo viene a malapena visto, forse solo il bordo di un vassoio portato via da un infermiere. Il cibo, come la luce calda, rappresenta la sicurezza, il nido familiare. Tutto questo, unito ad una colonna sonora spettacolare ma straziante, enfatizza la situazione. Ci sentiamo smarriti nella trama. Vediamo così tanti nomi diversi di ospedali, carceri, stazioni di polizia, dottori, infermieri, carabinieri. Ci sentiamo anche noi persi nel sistema, lontani dagli affetti familiari. La musica che citavo è dei Mocadelic, gruppo che tra l'altro aveva creato la colonna sonora di Gomorra, un altro prodotto italiano, una serie che copriva anch'essa una realtà italiana odierna, quella della mafia. Proprio prodotti come Gomorra, Sulla mia pelle e tutta un'altra serie di film recenti hanno dimostrato lo sforzo del cinema italiano di ricominciare a produrre prodotti di alta qualità, che riescono poi ad essere distribuiti ad un pubblico internazionale, per poi arrivare a collaborazioni internazionali di alto livello. Vedesi Luca Guadagnino con Call Me By Your Name e tra poco Suspiria, il sequel di Soldado di Stefano Sollima. Ne vorrei parlare più approfonditamente in un video a sé stante, ma in breve il cinema italiano ha avuto un crollo nei decenni scorsi a causa della produzione sfrenata di Hollywood e lo smodato utilizzo della televisione, fattori che sono andati a contrastare il periodo d'oro del cinema italiano. Quindi molti registi e produttori nell'ambiente cinematografico italiano sono stati spinti a produrre prodotti più commerciali. Inoltre la domanda dello spettatore medio non era più quella di un film visto come forma d'arte, ma più come un fattore di distrazione. Per questo è nata tutta la commedia esagerata, possibilmente definibile trash, tutta la serie di cinepanettoni, eccetera. Al giorno d'oggi invece sta ritornando il desiderio di produrre cinema come forma d'arte ed inoltre la popolazione sempre più informata sui fatti, sempre più aggiornata, richiede una visione
visione più analitica, prodotti più politicamente coinvolti, di natura realistica. Quindi logicamente tornano di successo film come Sulla mia pelle. E questo è emblematico nel vedere Max Tortora, famosissimo per una serie di film di cui sopra, interpretare qui il padre di Stefano Cucchi. Ma tutto questo verrà analizzato in un video poi a sé stante. Tornando alla recensione, mi è piaciuto moltissimo, ve ne consiglio assolutamente la visione. Fatemi sapere la vostra opinione al riguardo con un commento qui sotto. Ci vediamo presto, ciao!